Anicia, ti volevamo fare una domanda troppo importante che ci attanaglia proprio l'animo. Ma senti, ma ci dici la differenza tra pessimismo cosmico dei leopardi e pessimismo storico? Però non vale se vedi da Wikipedia, oh. Stai a leggere, dal telefono. Che? Io sto a leggere. Io ho studiato, Io ho studiato all'università de Ostia. Ma manco te venga a dire a te ste cose che non capisci un cazzo. Ovviamente il pessimismo storico si basa sulla teoria delle illusioni. E invece il pessimismo cosmico si basa sulla teoria del patimento, no? In pratica, Leopardi era pessimismo allo stato puro, grazie al cazzo. Stava tutto il tempo a studiare con qua la gobbetta. Passava le giornate, libro e pippette, libro e pippette. Te dico solo che a una certa era così confuso che ha iniziato a farsi le pippette col libro. Grazie al cazzo, era brutto come una cioccolata calda il 15 agosto in spiaggia. Anch'io non sarei uscito di casa se fossi stato lui, eh. Però, cioè, fatti una partita a Call of Duty, una partita a FIFA, anche perché se stai tutto il tempo sui libri, poi è normale che diventi pessimista. Madonna ninja, quanto stai acculturato! Madonna, si vede proprio che hai Mica studiato. sono ignorante. Io due lauree c'ho, due lauree. Una a Ostia e una a Campobasso. Ma noi non lo sapevamo che hai studiato, cioè. Io? Ma che state a scherzare? Sono laureato in economia e commercio de organi a Ostia. Eppure a Campobasso ho studiato scienze della formazione al fantacarcio, però, eh. Tutte e due qua a Lode e Corbacio Accademico Calingua. Belli regà, sono il vostro Momo CR7. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate il like e condividete. Fate il salto, fatene un altro, fatelo un'altra volta. Belli chicchi!